Sindaco, com'è la situazione nel comune di Monterosso relativamente all'emergenza coronavirus? Ma guarda, siamo in attesa. In queste settimane, in questi mesi, abbiamo cercato il più possibile di rispettare quelle che sono state le norme anticontagio che ci sono state proposte, imposte insomma dal governo. Stiamo cercando di capire anche come verrà interpretata e come ci dovremo comportare più nella fase 2, perché adesso io credo che dopo un momento in cui forse era anche più facile per certi versi doversi adeguare a certi comportamenti, adesso con la fase 2 dovrà emergere tutto il senso civico di cui siamo capaci proprio per rispettare il più possibile, continuare a rispettare il più possibile i buoni comportamenti, le distanze interpersonali, il comportamento quotidiano di ciascuno, insomma, per non vanificare anche tutto questo sforzo, tutto questo lavoro che ci ha in questo momento fino adesso anche preservati, grazie a Dio, dal contagio. Ecco, per un comune come il vostro che, diciamo, sopravvive con il turismo, è un momento difficilissimo. Assolutamente, noi siamo in ginocchio da quel punto di vista. Il comparto del turismo è fermo da marzo, non ha proprio riaperto i battenti. Quindi questo è un momento estremamente drammatico per quello che è il turismo in Riviera, il turismo alle Cinque Terre, per quella che è l'imprenditoria e il comparto di tutta questa zona dello Spazzino. Su questo assolutamente le amministrazioni comunali sono estremamente preoccupate per questo fenomeno, perché impiega famiglie, impiega imprenditori da generazioni ed è anche nel DNA del nostro modo di essere, del nostro modo di lavorare, insomma, e di rapportarci con il mondo intero.